Salve a tutti, Watchikebari, e bentornati su FNAF World. Nello scorso episodio ho sbloccato questi tre personaggi e ora andiamo avanti. Eh sì, perché dobbiamo esplorare la foresta tagliata e la grotta misteriosa. Esattamente, comunque qua potete riaffrontare Autochipper per avere un po' di esperienza e avere più soldi, ecco. Fantastico, Fats Tokens, perfetto. Ok, allora, al momento 10 monete. Io comunque nello scorso episodio ho preso la perla, la sfera di Didi, appunto quella del minigioco del lago, però stranamente nel menu principale non è comparsa. Quindi non lo so, ragazzi, come devo fare. Forse quella perla la devo prendere tipo per 3 volte. Boh, non lo so, semmai controllerò dopo. Cioè, controllerò un'altra volta. Adesso, ragazzi, entriamo dentro la grotta. Eccoci qui. Comunque, premete tab sulla tastiera per vedere la mappa. Praticamente il tab è accanto al lato sinistro della lettera Q. Della lettera Q. Ecco qua, guardate. Questa è tutta la mappa del gioco. Vedete, raga, che questo quadrato arancione praticamente sono io. Adesso io devo scendere da questa parte. Oh, attenzione, c'è un Metal Man. Metal Man, vai. Adesso il suo attacco è appunto sceso. Adesso facciamo il morso tossico. Yahoo. Morso, ricuperiamo energia. Ok, adesso Machis. Ah, non ha fatto niente. Che schifo. Pam 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 pam. Ok, vai, unscrew. Ah, cavolo, non va. Ah, dannazione, raga, ci servono dei nuovi animatronic. Deve essere un po' più forti. Vabbè, siamo appena all'inizio, ragazzi. Siamo appena all'inizio. Comunque, da questa parte qua, che praticamente è qua sotto, vedete, c'è una cassa molto importante. C'è una cassa d'oro. Però eccolo qui, Aizor, il secondo boss del gioco. Perfetto. Allora, adesso, ragazzi, facciamo unscrew, water hose. Adesso facciamo questo, così la sua bellissima difesa scende. Vai, Balloon Boy, bravissimo. Bash Jam. Adesso facciamo la Wheel. Dai, forza, care api, aiutateci. Prize Ball. Bravissimo, Toy Bonnie. Ok, ragazzi, allora, Toxic Bite. Dai che adesso muore, dai che adesso muore. È morto. Eh sì, gli abbiamo punto l'occhio. Ed ecco qua, 750 di esperienza. Andiamo alla grande, raga. Ok, adesso prendiamo la cassa d'oro. Hai trovato un nuovo chip. Ok, adesso shield. Questo, poi facciamo la difesa e la velocità, ovviamente. Oh, Virtua Freddy. Ecco, questo personaggio è comparso solamente in questo gioco. Ecco, non si può utilizzare. Praticamente è un aiutante, Virtua Freddy. Allora, andiamo un po' avanti con questa miniera, dai. Ok, hot cheese. Perfetto. Abbiamo creato un bellissimo pavimento bollente, infatti. Ok. Ah, cavolo. Non è che va sempre a segno unscrew. Vai con le note musicali. Un bellissimo compleanno. Pam 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 pin, pin, ed è morto. Perfetto, ragazzi, abbiamo guadagnato ben 13 Fats Tokens. Sono molto molto importanti, ragazzi, molto importanti. Comunque, il prossimo chip, se non erro, dovrebbe essere qui da qualche parte. Adesso, ragazzi, sto controllando un attimo se... No, mi sa che qua poi non c'è più niente. No, mi sa che devo tornare appunto alla caverna principale.
Oh, cavolo, altri Metal Man. Alcune volte però alcune battaglie penso di tagliarle, credo. Però comunque, non lo so ragazzi. Però, in realtà, questo gioco, si sa che è uno spin-off di Five Nights at Freddy's, però è un bel gioco. Peccato che molti lo odiano. Eh sì. E in origine, comunque, il gioco aveva una grafica diversa. Praticamente era in stile 8-bit, roba tipo da videogiochi degli anni 80. E questa cosa non è piaciuta a nessuno. Infatti Scott Cota ha deciso di toglierlo da Steam. E praticamente prima il gioco costava e adesso è gratis. Eh sì raga, comunque adesso stiamo proprio per ammazzare di brutto. Ecco qua che li ammazziamo. Birthday. Perfetto ragazzi, perfetto davvero. Ok, Mike Toss. Attenzione raga, attenzione, unscrew. Cavolo, se è resistente questo tizio, Ok, perfetto. Oddio. Ah, ok, niente personaggio. Cavolo, ho sbagliato proprio strada, Mizrika, ho sbagliato strada. Ecco qui raga, adesso usciamo dalla caverna. Tanto ormai non abbiamo più niente da vedere. Ok, allora, i video di FNAF World penso che dureranno un po', perché il gioco, a differenza degli altri capitoli, ecco, è molto più lungo. Infatti è parecchio lungo questo gioco, quindi diciamo da completare tutto. Io non so ragazzi se riuscirò a completarlo al 100%, io ci proverò. Ora raga, vediamo un attimo se posso prendere qualcosa dalla cara Loelbit. Però, ragazzi, qua c'è sto coso. Ed raga, c'è una cassa rossa. E non mi ricordo bene come si prende. Raga, vediamo, se ce la faccio, oppure c'è un altro metodo. Ecco, infatti. No, mi sa ragazzi che proprio raga, da qua non si può proprio andare. Eh no. Ok, altri Garrat schifosi. Vabbè raga, tanto è una cavolata. Morti. Ora facciamo una cosa, io adesso provo ad andare da Loelbit per prendere appunto un altro bytes. Vediamo ragazzi se ho la possibilità. Ecco. Ma non credo raga, Ah no, sì, ok, prendiamo l'ape rossa. Ok raga, eccoci qua. Molto bene, adesso Nightmare Chica ci vuole preparare un bellissimo sandwich con Nightmare Cupcake. E qui ragazzi prendiamo ancora questi. Ah benissimo, i Macrab. Tanto morite, siete lenti. Ah, nessun personaggio, che bello. Ora ragazzi, io non so, potrei anche già andare appunto nel terzo mondo, diciamo, praticamente qua dove c'è la neve. Però non voglio fare le cose troppo in fretta. Caro Loelbit, dammi questo subitissimo. Ok, va bene. Così appunto adesso abbiamo più vita e questi oggetti qua ci curano per bene, infatti. Ok raga, sembra che qui non c'è ben niente, infatti. Quindi adesso direi di... Sì, adesso... benissimo. Scusate, ma un nuovo personaggio no, No, veramente, un nuovo personaggio, per favore. Che palle. Vabbè, sentite ragazzi, per fare altra esperienza andiamo ad affrontare di nuovo Autochipper. Tanto ragazzi, è scarso come lo schifo. E ragazzi, che mo muore subito, ecco. Perfetto, 300. Molto, molto bene, ragazzi. Molto, molto bene, davvero. Ok, niente di niente. Bene, adesso è arrivato il momento di andare da questa parte. Quindi adesso usciamo dalla foresta tagliata. E, ma che palle. Cioè, dai, uffa. Fate proprio schifo voi, lo sapete? Antenati di Pinocchio. Pinocchio, raga, Pinocchio.
Ecco qua, ragazzi. Eccoci qui nei Dusting Fields. Sì, è appunto un mondo innevato, infatti. Comunque, qua, ragazzi, c'è un'altra cassa. Abbiamo trovato il chip del party. Qui, raga, direi di metterlo. Party e mettiamo anche la di. No, facciamo velocità, dai. Ok, ragazzi, vedete che. Stiamo provando tante cose, infatti. Molto bene. Ragazzi, lì sopra c'è ancora Fredbear che ci sta aspettando. Ok. Oh, ciao Box Bite. Eh sì, sembrate tantissimo i carissimi Womp. Eh sì, i Womp di Super Mario, intendo. Però siete troppo quadratosi. O cubosi, ecco. Fantastico, raga, fantastico davvero. Ok, raga. Sembra che sia tutto a posto. Però siamo attenti, eh. Oh, un'altra Lolbit che c'è qua. Vabbè, dai, sì, va bene. È arrivato il momento di comprare la morte. La morte la mettiamo qua. E lui sì. Va bene, ecco. Perché uno non bastava. Penso che vorrebbe dire così. Ok, andiamo adesso dal caro signor Fredbear. Oh mio Dio, questo qua è il suo effetto di droghe. È molto più resistente però, eh. Eh no, invece no. Ok, saliamo di livello. Eccolo! Nuovo personaggio, Phantom Chica. Perfetto, ragazzi, Phantom Chica. Vediamo un po', ragazzi, se riusciamo a prenderla. Però penso di sì, dai. Attenzione, ragazzi. Ecco qua, l'abbiamo presa. Oh yeah. Perfetto, ragazzi. Eccola qua, la nostra cara Phantom Chica, che la mettiamo al posto di. Fred. Sì, dai, mettiamo al posto di Freddy, dai. Eh sì, ok, andiamo. Perché comunque, man mano che andate avanti nel gioco, sbloccate tanti personaggi e diciamo che molti sono forti, quindi diciamo che i personaggi iniziali poi alla fine diventano inutili. Beh, non proprio, vabbè, tanto Freddy c'è sempre. Ok, ciao. Ok, subtunnel è qualche parte, vabbè. Come ben sappiamo, praticamente dobbiamo spostarci con dei specie di oggetti glitchati per andare avanti, eccetera. Esatto, e praticamente adesso dobbiamo affrontare un nemico che appunto ci sbarra la strada. Perché il nostro compito è quello di capire bene che cosa sta succedendo, perché questo villaggio de degli animatronics è invaso da creature strane e bla bla bla, ragazzi. Comunque, l'oggetto sacro, diciamo, importante per passare al quarto mondo, che è questo qua del lago, si trova in questa zona. Ma prima dobbiamo affrontare Bouncer. Eccolo qui, ragazzi, il pupazzo di neve con le minigun. Ragazzi, andiamo. Questo qua, raga, forse è il mio boss preferito. Beh, diciamo, però attenzione, raga, perché toglie tantissimi. Fa tanti danni, infatti. Adesso facciamo un morso tossico. Attenzione, ragazzi, recuperiamo energia subito. Palloncini, forza. Ok, raga, stiamo attenti, raga, stiamo molto attenti. Ok, water hose. Non so, ragazzi, quanti minuti siamo, ma non credo troppi. Sludge. Attenzione, ragazzi, qualcuno a rischio. Perfetto, è morto. Addio, Bouncer. Tanta esperienza. Magico davvero, ragazzi. Fantastico al 100. Oh, cavolo, sono entrato qui dentro, non volevo. Vabbè, allora, se mi ricordo bene. Oh mio Dio, raga, dove. Non mi ricordo benissimo dove stava il coso per andare nel lago. Forse qui dentro? Ok, ragazzi. Sì, questa parte qua è parecchio inquietante, ragazzi. Quindi facciamo molta attenzione, va bene? Ok, vediamo un attimo se ho preso la strada giusta. Still Freddy but shiny.
Sì, ho preso la strada giusta. Ecco qui, ragazzi, abbiamo sbloccato già il quarto teletrasporto. Però voglio tornare qua perché voglio appunto esplorare un po' di più. Infatti, cari signor Flan, ok, palloncini, perfetto. Ok, ragazzi, andiamo sempre avanti. Water hose. Ecco che muore. Morto. Questi mostri sono davvero strani, in realtà, lo dico. Perfetto. Ora andiamo, raga, dove c'è appunto quella strana e magica caverna. Ok, sì, comunque Bouncer, no, non dovete riaffrontarlo di nuovo. E qua, raga, c'è un tizio che sta ballando. Però non possiamo raggiungerlo. Eh sì, raga, eh sì. Eccoci qui, raga. Allora, ci sono due casse d'oro in questa zona. La prima è questa, su in alto, l'altra è quest'altra. Direi ad appunto di andare qua sopra. Ora facciamo in questo modo. Ecco qua ancora i Metal Man. Dannazione, raga, i Metal Man. Ok, penso di andare a prendere la cassa e poi concludo il video, dai. Ok, perfetto. Ok, tanto ragazzi ormai sono diventati proprio delle schiaffe. Paparam pam 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 pam. Ragazzi, non muore. Ok, perfetto, raga, finito. Ecco che, ragazzi, Phantom Freddy aumenta di livello. Molto molto bene, ragazzi, molto molto bene. Ok, siamo quasi arrivati, ragazzi, siamo quasi arrivati. Mi fate andare da questa parte ed eccolo di nuovo, appunto. No, Balloon Boy è morto, maledetto Aizor. Aizor schifoso. Sei un aborto, lo sai, fai schifo. Ok, allora, Cupcake. Dai, forza, Ape Rossa, aiutaci. Vai, Ape Gialla. Ok, Bites. Ok, raga, attenzione, eh. Prize Ball, Water Hose. Ok, adesso. Benissimo. Jump Scare. Portiamolo per bene. Recuperiamo un attimo di energia. Dai, forza, forza. Dai, che è morto. Dai, che è morto. Morto. Fantastico. Tanta roba, eh. Ok, gente. Ora prendiamo questo. Ecco qui, ragazzi, il gift boxes. È molto importante, raga, lo dico. Ok, sentite, raga, questo è tutto per questo episodio di FNAF World. E poi andremo avanti con il gioco. E sì, va tutto bene e basta. Quindi, ciao ciao.